prima visita dell'ambasciatore Combo in Liguria, di che cosa avete parlato negli incontri che avete avuto oggi con il comune, con la regione, con la Camera di Commercio? The first visit of Ambassador Mr. Combo to Liguria. So, can you tell the viewers what you discussed with the authorities, the comune and the regione? Thank you very much. First of all, I'm so happy to be in the region of Liguria, Liguria region, to meet the president, to meet the Chamber of Commerce of Liguria region, but also to meet a lot of other stakeholders. We discussed on bilateral communication, bilateral cooperation between us, and bilateral exchange between the region and some of the regions in Tanzania, but also business to business, president of the Chamber of Commerce, together with the president of Chamber of Commerce of this region, Chamber of Commerce of Tanzania, Chamber of Commerce of Zanzibar. But on top of that, we went through a lot of other discussion and key areas that we are going to do agreement, MOUs together. Sono l'ambasciatore è particolarmente felice di aver visitato la Liguria, ha avuto dei contatti molto fruttuosi con le autorità, con il comune, con la regione, con la Camera di Commercio, al fine di stabilire contatti che siano diretti fra la Liguria e anche però le aziende, le Liguri e tutti quelli che hanno diciamo, un interesse a portare avanti la Liguria, e questo legato non soltanto quindi alle amministrazioni pubbliche ma anche alle società private e anche con rapporti diretti fra imprese, ma anche e forse soprattutto con rapporti con determinate regioni particolarmente importanti della Tanzania come Zanzibar, come Dar es Salaam, per vari progetti che sono stati, di cui si è iniziato a discutere nello specifico e che porteranno alla firma di protocolli d'intesa fra i soggetti interessati. Ecco, si è parlato ad esempio della pesca, di che cosa si tratta? Did you discuss about fishing? Yes, we discussed about the fishing and ethical and sustainable fishing between Italy, some of the fishing traders, some of the fishermen with the vessels, and our government, United Republic of Tanzania, offers a lot of opportunities for fishing industry and fishing investment. Se ne è parlato, ma si è parlato di pesca etica e sostenibile, cioè in pratica una pesca che non uccida, depauperi l'ecosistema. Questa è una possibilità molto interessante per nella Repubblica di Tanzania per eventuali società italiane che possono occuparsi di questo settore portando le loro know-how, le loro competenze. I was very happy to meet the president of this region. He gave us a very warm welcome and extended invitation to him because he has never been to Tanzania. I'm at a plus because I've been to Liguria region. So I've extended the invitation to the president and he accepted the invitation whereby he will take the opportunity to explore more opportunities that are there. But I've also invited the president of the Chamber of Commerce, the famous professor who is here in nanophysics and engineering, telecommunication engineering. Also she has accepted our invitation, but not only that, we discussed also with one of the key player in the port industry on logistics, because we also are running a very important port in the region which is serving several landlocked countries surrounding Tanzania. So all this together with the delegation of the president, we are going to expect them to be with us in the month of September in Tanzania with the organization of the Italian embassy in the United Republic of Tanzania and with my embassy here in Italy. Il signor Combo ha ricevuto un'accoglienza particolarmente gradita e calorosa da parte del presidente della regione Toti e quindi il signor Combo lo ha invitato all'evento Italia-Tanzania organizzato dall'Istituto per il Commercio Estero dal 26 al 30 settembre in Tanzania e il presidente Toti ha accettato l'invito, ma visto che vi sono stati numerosi altri contatti positivi, il signor Combo ha invitato anche il presidente della Camera di Commercio allo stesso evento e anche la professoressa Paola Girdini, preside emerito di ingegneria, col quale stamattina ha avuto uno scambio particolarmente approfondito su determinati temi tecnici, anche perché mi permetto di aggiungere io, il signor Combo è egli stesso un ingegnere con competenze in robotica e in fisica.